Salve a tutti ragazzi, in questo tutorial vedremo alcune impostazioni che riguardano la fase di produzione del documento finale destinato al salvataggio in PDF o alla stampa cartacea. Andremo ad esplorare la scheda layout di pagina, quindi come sarà la nostra pagina quando l'avremo stampata, quando avremo prodotto il documento finale. Ad esempio, potremmo vedere un attimino i temi. I temi riguardano l'insieme di colori oppure del tipo di carattere o colore dei caratteri che vanno a formare il documento. Ok, se facciamo clic su queste freccettine a fianco, ad esempio, colori tema, abbiamo dei colori che possiamo applicare al nostro tema. Abbiamo anche il tipo di carattere tema, eccoli qua, e gli effetti del tema. Ecco, ci sono gli effetti grafici, vedete? Solido, contorno, vetro, lucido, ombreggiato, riflesso. Abbiamo tanti effetti che possiamo applicare al nostro documento. E comunque abbiamo i temi già predisposti con dei colori e degli effetti che possiamo scegliere in base al tipo di lavoro, al tipo di documento che dobbiamo produrre. Poi abbiamo i margini. I margini riguardano le distanze laterali, destra e sinistra, che vengono lasciate in fase di stampa, le distanze sopra e sotto, e abbiamo già dei margini preimpostati come normali, larghi, stretti, oppure potremmo impostare dei margini personalizzati. Se facciamo clic su margini personalizzati, possiamo decidere quanti centimetri lasciare nella parte superiore, quanti nella parte inferiore, quanti a sinistra e quanti a destra. Poi abbiamo anche delle distanze che riguardano l'intestazione e il piedi pagina. Infatti qui abbiamo pagina che la possiamo impostare anche in orizzontale, cioè se abbiamo bisogno di stampare in orizzontale abbiamo magari molti campi che non entrano in un foglio verticale, li possiamo stampare anche in orizzontale. Ecco il formato di partenza, quello di default, è il formato A4. Eccolo qui, possiamo anche cambiarlo ovviamente. Poi abbiamo la qualità 600 dpi, che è abbastanza alta. Poi qui abbiamo altre schede, intestazione e piedi pagina. Possiamo mettere un'intestazione o un piedi pagina, cioè la parte superiore e la parte inferiore della pagina. Quindi posso fare clic su personalizza intestazione, la posso mettere a sinistra, al centro o a destra. Vedete? Ad esempio potrei scrivere qua se lavoro magari per un'azienda, il nome azienda, ho scritto così generico, posso scrivere il nome della nostra azienda. Potrei inserire ad esempio a sinistra la data o l'ora. Ecco, vedete, inserisci ora, inserisci data. Abbiamo anche inserisci numero di pagine, inserisci il numero della pagina corrente. L'intestazione, ovviamente, se il documento è lungo e abbiamo più pagine, viene ripetuto su tutte le pagine che noi stampiamo. Un'altra cosa importante, potremmo inserire un'immagine. Inserisci immagine, che può essere il logo della nostra azienda o un'immagine che serve inserire in un determinato punto della nostra intestazione. Se faccio clic, ecco, è in corso il caricamento delle immagini. Posso inserirlo da file, sfoglia. Vado a scegliere l'immagine all'interno del nostro computer. Ho delle immagini in Photo Manipulation. Posso selezionare un'immagine e fare clic su inserisci e quindi mi viene inserita l'immagine. Ora vedo solo che c'è un collegamento a un'immagine, però ovviamente in questa fase non vedo l'anteprima o l'immagine stessa. L'andrò a vedere solo sul documento finale o sulla stampa. Quindi facciamo ok una volta terminato. Ecco, nome azienda,
ci fa già vedere l'anteprima qui. Poi abbiamo personalizza piedi pagina. Possiamo anche personalizzare piedi pagina, cioè la parte sotto, dove è possibile ad esempio inserire il numero delle pagine. Per esempio al centro, anzi a destra, posso inserire il numero di pagina, anche digitare ad esempio di numero di pagine. Allora, numero di pagina è la pagina corrente, mentre il numero di pagine è il totale delle pagine. Se ho 10 pagine e vado ad aprire la terza pagina, vedo scritto pagina 3 di 10. Ok? Questo è il significato di ciò che ho scritto qui dentro. Ok, una volta fatte tutte queste impostazioni, molto diciamo utili per la produzione dei documenti finali, si fa ok, si conferma il tutto e poi qui ovviamente in questa parte non vediamo nulla, che andando avanti abbiamo anche altre impostazioni che possiamo fare, le interruzioni, lo sfondo, stampa totali, abbiamo la larghezza, l'altezza, le proporzioni, disponi, abbiamo opzioni di foglio, ecco la griglia in visualizzazione. Se questa casella la lascio vuota, non vediamo tutte le celle, vediamo un unico foglio bianco. Okay? E ovviamente anche le intestazioni li posso utilizzare sia in visualizzazione che in stampa. Detto questo, ho voluto fare una panoramica veloce e generale sugli strumenti della scheda layout di pagina. Per chi vuole approfondire, può fare degli esperimenti, fare delle impostazioni e provare. Ok, quindi vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like e attivare la campanella delle notifiche per poter essere informati ogni volta che carico un nuovo video tutorial. Grazie per la visione, ci risentiamo al prossimo tutorial.